everybody, buonasera a tutti quanti. Per l'odierna puntata di Look and Style, oggi parleremo della capigliatura. La capigliatura è fondamentale perché serve appunto a dare un'immagine di sé forte, a dare una buona impressione. Naturalmente sono finiti i tempi degli anni 80-90, quando il capello lungo, per intendere, alla Sandy Martin andava molto di moda, e ora è tornato più un capello non particolarmente corto, ma comunque sempre in ordine. Vedete, con questa conformazione del capello, con il mio colore assolutamente bruno e castano, simile a un grizzly, il volto mi si, diciamo, quasi rimpicciolisce, il viso scoppia, sembro quasi un ciccione d'altri tempi. Con questo pratico oggetto, chiamato pettine dai neofiti appunto di questo, dello style, questo pettine, come vedete, innanzitutto in tinta con i miei capelli, cosa sempre importante, della Coin Or, un pettine assolutamente fondamentale, e tramite l'utilizzo di un altro importante oggetto, questo, chiamato dal volgo il cerchietto, noi andremo a creare una pettinatura in grado di mettere in risalto il viso, in grado di dare luce al proprio sguardo e a tutto quello che, diciamo, il nostro volto, la nostra espressione può dare. Ora vedremo come appunto agire. Allora, prendiamo il pettine nella mano destra nel caso siamo destri, nella mano sinistra nel caso siamo mancini, ovviamente. Essendo io destro, agirò col destro. In questo momento prendo il pettine e mi presto a tirare con un colpo molto rapido la zazzera o la frangia dietro sulla mia destra e a pulire la restante parte del mio volto, portando i capelli all'indietro, una rapida pettinata anche all'indietro, come vedete ci sono dei nodi perché i miei capelli sono un pochino lunghi, e si porta, vedete come c'è già un mutamento nella mia espressione, sono molto ringiovanito, dimagrito, i miei occhi sono assolutamente in risalto, il mio viso, e quasi non si nota il fatto che abbia tirato via i capelli dalla fronte, assolutamente no. Con poi l'utilizzo del cerchietto noi andremo definitivamente a spostare il capello all'indietro in maniera tale che non caschi più sulla fronte e a creare quindi questi inestetismi del capello che a volte poi per il continuo sfregamento con la mano li potrebbero rendere unti e sciupati. Alla prossima, cari Fashion Victim. È stato un piacere dare dei consigli pratici. Simon Zeri. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, good evening, siamo qui sempre noi Fashion Victim e oggi parleremo di un problema che attanaglia molti di noi, il gonfiore. Il gonfiore viene dato spesso da una notte insonne, a volte per il cibo ingerito o per delle reazioni allergiche, più spesso proprio perché abbiamo mangiato e bevuto troppo nell'arco della nostra vita e quindi siamo molto gonfi, come vedete, guardate, le guance, il naso, tutta la faccia sformata e in alcuni casi sfortunati, come appunto il mio, c'è il problema che questo gonfiore è soprattutto localizzato nella parte del viso e quindi non permette al primo acchito di piacere alle donne o agli uomini nel caso voi siate degli omosessuali. Questo problema è stato risolto in parte da me con una splendida invenzione. Io ho inventato un nuovo spray e adesso non potete vedere la confezione perché appunto ne sto discutendo con Roche, Vichy, Chanel, Yves Saint Laurent, un po' di tutti, insomma, proprio perché questa invenzione è veramente rivoluzionaria per sgonfiare tutto. La Nivea For Men mi ha già fornito un buon budget e adesso stiamo sviluppando appunto la bomboletta, ma andiamo nel preciso. Questo spray che ho appunto chiamato Snell Spray, Snell Spray è appunto un prodotto che ho registrato, con una pratica spruzzata dà la possibilità di spostare il gonfiore all'istante e di non fondamentalmente soffrire più di questo disturbo, che è un disturbo che a molte persone dà dei grossi problemi. Ora vediamo di agire. Io prendo Snell Spray, svito, do una spruzzatina, aspettate che devo stare attento agli occhi, no, perdon, l'ho spruzzato sulla confezione che lo matteggia,
e vedete, dopo già pochi secondi si cominciano a vedere gli effetti. Il gonfiore sparisce magicamente e magicamente ho già una forma migliore, ho già un viso migliore e meno gonfio. Questa mia grande invenzione è per voi fashion victim che non volete mai essere non all'altezza delle varie situazioni. Grazie e alla prossima puntata. Buonasera, sempre a voi fashion victim, good evening. Quante volte capita che all'interno di una giornata normale vi sentiate male, mangiate e vi venga un cerchio alla testa o in questo caso alla faccia che vi rende assolutamente orrendi agli occhi di tutti, gli occhi cascanti, la bocca un po' storta, il naso anche, e all'interno di un corpo che sembra quasi perfetto il vostro viso diventa quasi irriconoscibile. Il mondo ovviamente va anche avanti e noi facciamo fatica ad apprezzare certi piccoli piaceri della vita in questo stato, perché vedete, tutto si muove, nonostante noi non siamo malati, abbiamo un aspetto orrendo. Grazie sempre al mio grande contributo per la scienza estetica e per curare gli anestetismi dati da certi disturbi, io ho creato la penna magica. Questa è la penna magica. La penna magica rende capaci voi e tutto il vostro fisico di migliorare queste situazioni sgraziate e disgraziate nel giro di pochissimi istanti. Cosa fate? Voi dovete solo svitare la vostra penna magica e poi punticchiarvi il corpo in quattro punti sensibili, quattro, non di più. Quindi le gote, 1, 2, la fronte, 3, e il mento, 4. Lasciate applicare per circa 10-15 secondi e come per magia il gonfiore comincia a sgonfiarsi e tutto comincia a ritornare normale. Ecco infatti che il mio viso è tornato magicamente normale. Per voi fashion victim che soffrite di emicranie o di dolori, o per voi donne particolarmente avvezze a soffrire di disturbi appunto come mal di testa, nevralgia, dati anche dalle vostre copiose mestruazioni, questa penna vi risolverà un sacco di problemi. Sinceramente vostro.